È dedicata a Primo Levi nel centenario della sua nascita l'undicesima edizione del Treno della Memoria, il viaggio organizzato dalla Regione Toscana per portare 550 studenti e alcuni loro insegnanti a visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau in Polonia per ricordare l'orrore dell'Olocausto anche attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti. La partenza quest'anno è stata preceduta dalla consegna a 8 sopravvissuti del Pegaso d'Oro, il massimo riconoscimento della Giunta regionale toscana. Nelle immagini vedete il presidente Enrico Rossi, che consegna il Pegaso a Tatiana Bucci, che lo ha ricevuto anche per conto della sorella Andra, e poi a Vera Michelin Salomon, a Kitty Brown, a Marcello Martini, collegato via Skype e rappresentato dalla figlia, a Gilberto Salmoni, anche lui collegato via Skype, a Vera Vigevani Jarak, alla figlia di Antonio Cesari, recentemente deceduto. Noi abbiamo ritenuto giusto riconoscere ai testimoni che ci hanno aiutato in questo impegno del ricordo, soprattutto rivolto alla gioventù, che noi facciamo ogni anno, ogni due anni poi facciamo il viaggio, io ho accompagnato spesso i ragazzi. I testimoni sono coloro che hanno vissuto Auschwitz, e sono stati bambine, bambini ad Auschwitz, miracolosamente sono scampati alla morte nei forni, alla morte per stenti, come accadeva ad Auschwitz. Quindi il loro impegno è decisivo. Io ho visto i ragazzi ascoltare con grande silenzio e con grande attenzione queste persone. Oggi noi le ringraziamo con un gesto di gratitudine, il Pegaso della Regione Toscana. Il presidente Enrico Rossi ha sottolineato l'importanza della cerimonia a poche ore di distanza dall'ennesimo naufragio avvenuto al largo della Libia, dove 117 migranti sono morti nelle acque gelide del Mediterraneo. 117 morti, i ritardi sono stati voluti nel soccorso, altrimenti potevano salvarsi molte più persone, non solo tre. Quando sono andato ad Auschwitz diverse volte, accompagnando i ragazzi, venne spontaneo chiederci com'è possibile che chi abitava lì accanto potesse sopportare tutto questo sapendo che accadeva, perché non potevano non sapere. Ecco, noi credo possiamo trovarci oggi la spiegazione. Com'è possibile che noi possiamo sopportare che nel canale di Sicilia, un tratto di mare vicino a noi, oggi sappiamo in tempo reale quello che accade, abbiamo le foto, vediamo chi muore, il volto di chi muore, come possiamo sopportare tutto questo perché senza far nulla? Ecco. I testimoni della Shoah che hanno ricevuto il Pegaso hanno tutti storie atroci alle spalle. Vera Michelin Salomon, impiegata nel 1943 con i gruppi studenteschi antifascisti, fu arrestata nel 1944 e poi inviata in Germania. Il treno della memoria è soprattutto importante perché è stato fatto sempre. E questo è un indice di un'educazione che si vuol dare alla cittadinanza, perché naturalmente quelli dei viaggi precedenti crescono, mettono su famiglia, si spera che questa esperienza fatta da ragazzi abbia cambiato loro la visione della civiltà che abbiamo passato e che stiamo vivendo, le differenze e le possibilità che abbiamo comunque di scegliere e di reagire quando pare, sembra che l'ignoranza comune debba avere una prevalenza. Le sorelle Tatiana e Andra Bucci vennero deportate ad Auschwitz insieme al cugino Sergio e alle loro mamme, si salvarono dalle camere a gas, il cuginetto invece fu torturato e poi assassinato. Da anni accompagnano gli studenti toscani sul treno della memoria. Siamo orgogliosi di far parte di questo gruppo, veramente. Sono instancabili, e come lo siamo diventati anche noi però. Nonostante la nostra età, perché Andra ed io avevamo soltanto 4 e 6 anni quando siamo state deportate, quindi i nostri ricordi non sono così, come dire, cronologici e vivi come quelli delle persone che erano più grandi, però siamo le più giovani sopravvissute italiane e credo che questo sia anche una cosa molto, molto importante.
e siamo, non so come dire, perché non trovo mai le parole al momento giusto, ma comunque siamo orgogliose soprattutto di essere diventate toscane. Kitty Brown, cugina delle sorelle Bucci, fu catturata da una pattuglia tedesca guidata da un delatore e deportata prima a Ravensbrück e poi a Bergen-Belsen. Io non accetto di rivedere quei luoghi. Sono brave Tatiana e Andra, che sono mie cugine, loro vanno, io non me la sento. Per me, anche quando ne parlo, è ripiombare in quella prigionia. Nessuno mi obbliga e quindi non lo faccio. Poi io sono stata a Bergen-Belsen ed è stato mio figlio che ci è passato, perché lavora in Germania, e ha detto: non c'è più niente, c'è solo un museo, perché hanno dato fuoco alle baracche, erano di legno, infestate dagli escrementi, l'unico sistema era quello di bruciare. Comunque Bergen-Belsen è stata diversa rispetto a Auschwitz, lì non c'erano i forni crematori, si moriva di fame o di dissenteria. Vera Vigevani Jarak, ebrea, scampò alla deportazione rifugiandosi in Argentina, dove però anni dopo è scomparsa la sua unica figlia Franca insieme ad altri 30.000 desaparecidos argentini. Vera ha apprezzato molto il Pegaso d'Oro. È un bel riconoscimento e quindi molto apprezzato, soprattutto perché viene dalla Toscana, perché la Toscana nella sua storia è stata una delle regioni d'Italia che ha più difese dei diritti umani, cominciando dalla soppressione della tortura, è stata la prima, e quindi ha una storia particolare nel mondo e anche nella mia storia, e quindi sono molto grata di questo riconoscimento. E guardando all'indietro, io soprattutto penso all'oggi, al futuro, e dobbiamo essere presenti noi che abbiamo la nostra storia, con le nostre testimonianze, ma soprattutto guardando in avanti, soprattutto. E queste cose ci credo che sono utili all'umanità, spero. La consegna del Pegaso d'Oro è stata quindi un modo per rinnovare la memoria delle vittime dell'Olocausto, ringraziare i sopravvissuti per le loro testimonianze e riflettere su come affrontare i nuovi mali del mondo. Adesso non basta più indignarci, non basta più esprimere con un post la propria indignazione e slavarci la coscienza con un like. Bisogna mobilitarci, io credo che ci vuole una lotta ferma, dura, perché si torni ad una scelta precisa, che è quella di salvare tutti. Noi non possiamo accogliere tutti, questo è un problema italiano, europeo, bisogna organizzare un'accoglienza diversa da quella che è stata fatta finora. Ma abbiamo il dovere etico e anche il dovere giuridico di salvare tutti, ce l'ha l'Italia e ce l'ha l'Europa. E io penso che, appunto, se non vogliamo essere indifferenti, se non vogliamo essere morti, ignavi, appunto, a tutto questo si deve reagire come cittadini, chi ha responsabilità dentro le istituzioni, perché la politica su questo faccia scelte diverse.